Bianca. Sì, esattamente. L'ho appena fatto. E su quanto c'è il delay tra uno e l'altro? C'è qualche cosa del secondo di... Ok. Bene. Io ho chiuso l'audio qua che non mi faccia l'eco da una parte all'altra. E a posto. Adesso vediamo, sperando che entri altra gente, come sono fiducioso. Intanto tutto bene, voi soci? Bene, Ok. sono contento. Non mi metto con la faccia perché non sono bellissimo da vedere, ma più che altro ho una connessione tolta da Fortnite in questo momento. Ecco. Perché ho il figlio che sta giocando di là. Bene. Intanto Andrea o Lorena, se avete domande da fare, fatele senza problemi, finché non arrivano, non partiamo con la riunione. No, nessun dubbio per il momento. La prossima volta Luigi mettiamo una musichetta di intrattenimento per prima della riunione. Volevo mettere Vivaldi, è quella che va per la maggiore. Se no noi mettiamo Thunderstruck senza problemi. Allora. Ok, adesso go. Acqua presa. Abbiamo il reparto RTA in collegamento?
Visto che siamo ancora in pochi qua, ne approfitto per fare una domanda a voi associati, visto che noi cerchiamo di migliorare sempre, però a volte non ci riusciamo. La mail che vi è arrivata era poco chiara, non era comprensibile, cioè dava adito a non mi interessa, faccio a meno di guardare. E soprattutto aggiungo, era sulle mail in arrivo o in spam? No, era nel... No. La mia era nella mail in arrivo. Anche la mia è tutto a posto, è parecchio chiara e anche nelle tempistiche giuste, tipo la settimana scorsa. Probabilmente uno si dimenticava anche dell'appuntamento, anche tempisticamente corretta, modo da ricordarsi, perché dopo magari se mandavi la settimana scorsa o 2 settimane fa, promemoria, uno dopo si dimenticava. Mi sembra tutto ok, insomma. Io invece non ho ricevuto la mail con il link. Sono Simona, va bene? Sono sotto falso nome perché ho l'account Ciao Simo. d'ufficio, ma a me non è arrivata la mail con il link. Quindi settimana scorsa mio collega mi fa chi può partecipare? Ho detto, io partecipo, ma non sto aspettando il link e oggi mi fa ma come non ti è arrivato? Poi me l'ha girato. Aspetta, dove ti ho perso? Perdonami, mi dici il nome e cognome perché leggo RTA. Simona Pozzi. Simona Pozzi. Allora devo Non era andare. arrivata la prima mail di annuncio, come dire, dell'assemblea, ma non è arrivata quella con il link di settimana scorsa. Hai provato, Simona, a dare un occhio anche sulla spam eventualmente? No, onestamente, adesso ci guardo, vediamo un po'. Posta indesiderata. No, no, non ce l'ho neanche qua. No? No. Allora aspetta un secondo che mi capisco però perché te. Allora, intanto mi spiace. Vabbè, non è un problema, poi ci parliamo in ufficio, quindi insomma, quando ho scoperto che gli altri avevano il link, me l'hanno mandato e Ah, non però c'è. sapevo. Allora, 74, perché adesso stasera tutte mi capita. No, comunque, effettivamente, se la prima mail è arrivata, non capisco perché la seconda non sia arrivata. Cioè, gli indirizzi mail che utilizzi, Luigi, sono sempre quelli, se non sbaglio. Sì, tra l'altro io sono iscritta, cioè, tipo il mio collega ha la mail privata, quindi gli è arrivata la mail privata, io sono iscritta, penso, con quella aziendale, l'altra mail mi è arrivata alla mail aziendale. Non so. Allora, inviato, sto guardando una roba. E qua. Forse. Allora facciamo così. E sto cercando Simone. Allora, posso chiederti una cosa? Tu hai appena guardato perché. Allora, Google è un bellissimo servizio, però non puoi inviare più di 500 mail al giorno. Ok? Ok. Ammette tutti, ammette tutti. Ok, io ho ammesso tutti. Bene, non puoi inviare più di 500 mail al giorno. Ho dovuto. E adesso andremo a risolvere anche questa problematica. Andremo a pagare questi 18 euro al mese di servizio per poter inviare 3.000 mail al giorno, ok, senza essere considerati spam. E ho dovuto creare un'altra mail. E a te è stato inviato il link con l'altra mail che è sempre associazione ADV contatti. 1@vimer.com.
perché ho la mail qua davanti, simona.pozzi@vimar.com. Sì, advcontatti@gmail.com. A me l'unica mail che è arrivata a questo indirizzo è del 13 febbraio. Strano perché... Aspetta un attimo. Poi non... advcontatti 1, prova a guardare 1. Che è il secondo indirizzo mail. Contatti 1, perché stavo guardando, era stato bloccato la server, ma no, no, niente da contatti 1. E... Luigi, riesci a fare una prova a rimandargliela adesso? Lo sto facendo in questo momento. Fantastico. Ma non voglio farvi perdere tempo, però. No. Stiamo aspettando un attimo. Allora, adesso io a simona.pozzi@vimar.com ho appena inviato la mail, giusto per provare. Ok. Ok. Allora. Perché alcuni della Vimar, ammetto che mi sono stati bloccati, dico la verità. Allora, io al momento non ho niente, posta indesiderata non ho niente, cioè ho 3 mail, ecco, adesso è arrivata. Posso bene. Arrivo. Ho fatto suono, vediamo, sì. Boh, mi è arrivata, sì, Luigi Crestani a dvcontatti1@gmail.com. Eccola. In tutte le mail che ho bloccato, cioè che sono stato bloccato dalla Vim, e qua dovrò risolvere il problema con chi e dov'era, andrò a risolverlo pagando questi €18,77 al mese. Ecco, mettiamola così. Ok. Va bene. Comunque adesso non si prova, ci sei, piacere che ci sei. Ne ho. Cioè, qualcuno no, l'unica, non so se non l'ho ricevuta solo io o tutti quelli a cui l'avete. Adesso mi viene anche questo dubbio, perché c'è stato, io ho fatto altre mail e tutto quanto, però c'è stato anche chi l'ha ricevuta nelle spam, e per questo ho chiesto prima. Niente, bisogna che paghiamo questa quota mensile morta là, sennò ci cade tutto. Vuol dire che ci hanno segnalato, cioè vuol dire che siamo stati segnalati da Google come spam, e basta il discorso quello. Bellissima roba. Allora, Alberto Valenza. E eventualmente, Luigi, se hai la possibilità di rimandarla al volo, cioè meglio che arrivi due volte la stessa cosa. Allora facciamo così. Questa. Copia. Scrivi. Incolla. Ok. Qua. Copia. Destinatari CCN. Incolla, invia, e ancora questo Luca che rompe. Bene, e la sto rinviando. Mandala per sicurezza anche a me, e anche se Simona, visto che qua così abbiamo il riscontro che arrivano. No, perché devo fare... Non è che non voglio, però a te arriva. Mm-hmm. A lei no, perché le ho suddivise. Ah, ok, va bene, nessun problema. Bene, anche Alberto Valenza l'ho appena mandato, perché mi ha scritto in privato. Ok. Portate pazienza, sono inconvenienti della diretta.
Adesso Alberto Valenza io gliel'ho mandato, spero che si colleghi. Buono. Bene, c'è chi che si sta collegando e mi fa piacere. Partiamo, che facciamo? Beh, aspettiamo altri 4 minuti, visto che hai appena mandato la mail. Aspettiamo un attimo. Mi Ok. spiace fare attendere i colleghi. Però se riusciamo magari con questa mail all'ultimo a recuperare qualcuno, non sarebbe male. Dov'è qua? Questo. Adesso sto facendo quello che ho detto. Devi ancora mandare la mail, giusto? No, una l'ho mandata. Ok, a me non è arrivata. Provo a guardare nelle spam. Già ho guardato. Perché tu sei C. Bene. Rinviata nell'altra modalità. Ammetti. Perfetto. Ho rinviato tutte e due con le due modalità. Chiude così. Domani farò quel pagamento e chiudo il discorso. C'è anche questo. Ok. Direi che a questo punto, visto che è assodato che abbiamo un problema con l'invio degli inviti, Buonasera a tutti. ciao, ben arrivato. Ciao. Probabilmente sarà il caso di fare anche un'email dove spieghiamo l'accaduto. Esattamente. Allora, un altro paio di minutini, vediamo se per caso si connette qualcun altro. Per chi è appena arrivato, appunto, stiamo riscontrando un problema nell'invio del link di partecipazione alla riunione e quindi dobbiamo capire come risolvere la cosa. Molto probabilmente faremo la riunione stasera, visto che la riunione poi è in live su YouTube, sul canale dell'associazione, capiremo se invitare i colleghi a partecipare visionando direttamente la riunione o se eventualmente fare nuovamente la riunione in presenza via web. Sì. Ecco, ricordo che non è che non vogliamo farlo in presenza, non c'è la possibilità di poterlo fare in azienda questa assemblea. Sai cosa, Luigi? Secondo me il secondo link, il secondo indirizzo è stato messo come è stato segnato come spam. E che è quella che ho mandato solo due mail finora. No, Mai mandato due mail con 500 è invitati. 260. Vabbè, sì, ok. Spam. No, perché ti dico, a me non è arrivato il link che hai appena mandato, quindi c'è qualcosa che effettivamente non funziona.
Ma anche se abbiamo qualcosa che non funziona, io direi che possiamo a questo punto iniziare. Mi dispiace, siamo così in pochi, anche perché, come ben sapete, se avete partecipato anche alla riunione associativa dell'anno scorso, è appunto uno dei momenti più importanti per quanto riguarda, ADV e tutto quello, che ne concerne. L'associazione di dipendenti Vimar ormai da moltissimi anni, sta facendo di tutto e di più per riuscire a essere vicini ai dipendenti, ma anche, al territorio. E questa sera, il nostro obiettivo finale è quello di rendervi edotti di quanto fatto dall'associazione, in questo anno appena passato, quindi nell'anno 2023, e poi anche introdurvi, cosa succederà nel 2024. Come avete visto, la convocazione è articolata in 7 punti. Il primo sarà il saluto del presidente, poi avremo il resoconto del bilancio, dell'anno scorso, poi delle ottime notizie grazie al bilancio, però ve lo dirà poi il presidente, in merito a, cambiamenti, nei cosiddetti premi, chiamiamoli così, che l'associazione, dà ai dipendenti. Ma cose più importanti, e qui abbiamo un cambiamento, nella scaletta, della riunione di stasera, ovvero il punto 4 che parlava di progetti futuri e il punto 5 che parla dei progetti portati a termine. Questi due punti verranno, scambiati, quindi prima parleremo di progetti portati a termine dell'associazione nel 2023. E poi, vi faremo una carrellata su quelli che sono i nuovi progetti che ci sono, arrivati da segnalazioni vostre e anche da associazioni che già conoscevamo, per quanto riguarda il 2024. Alla fine, come è giusto che sia, avrete tutti la possibilità, di dire la vostra, quello, che ritenete giusto, farci sapere. E poi eventualmente, varie ed eventuali. Quindi, io direi, di cominciare, anche se con un po' di ritardo, questa assemblea dei soci e passo la palla al presidente Luigi Crestani. Buonasera a tutti quanti e anche agli ultimi appena connessi. Come primo punto, come era l'ordine del giorno, il bilancio del 2023 che è reso conto, che adesso ve lo sto condividendo, se lo trovo, quando vuoi qualcosa, condividi, finestra. Questo, condividi, eccolo qua. Lo vedete tutti? Pronto? Sì. Bene. Sì. Ecco, questo qua è il bilancio al 31-12-2023. Con la quota associativa dei 24 euro sono stati raccolti 15.260 euro, più altri 15.000 euro erotti, 15.126. Sono i contributi volontari quando c'è il premio del risultato per i non iscritti al sindacato, più le eventuali multe che l'azienda dà ai lavoratori, perché dal contratto nazionale, quando un'azienda dà una multa disciplinare e pecuniaria al lavoratore, non può tenersi lei, ma deve devolverli a un'associazione. In questo caso, li devolve direttamente a noi. In questi anni, in questi ultimi 2 o 3 anni, abbiamo un trend negativo sia per le nascite, e questo lo sappiamo tutti ormai a livello nazionale, e da una parte anche, forse fortunatamente, per i decessi. Si stanno riducendo anche i decessi. L'integrazione malattia, questa, noi confidiamo che la gente se ne ha bisogno, ci faccia la richiesta senza sentirsi come sotto accusa di chiederci questi soldi, perché noi riteniamo ingiusto che l'INPS, se tu sei a casa da tanto, vada a
a ridurti lo stipendio, cosa che invece accade già dal terzo mese nel giro dei 3 anni, se dovesse capitarti. Dopo abbiamo la voce degli omaggi, titolari e donazioni, ci sono i 1.000 euro che abbiamo dato sempre alla CASO, per Città della Speranza, e le spese che abbiamo avuto noi tramite internet e computer, che abbiamo dovuto cambiarlo. Si è rotto il computer, abbiamo un computer a vedere la situazione e abbiamo dovuto sostituirlo. Spese cellulari. La tariffa mensile che usiamo internet, perché l'azienda non ci fornisce l'internet per l'associazione, quindi dobbiamo fare hotspot col telefono. E questa è stata le entrate totali, le uscite e il disavanzo di 14.000 euro. Fin qua è stato abbastanza chiaro? Bene. La seconda cosa è quella di farvi vedere cosa abbiamo fatto in questo periodo. Che è stata fatta? Ah, ecco, cos'era l'altra donazione? Adesso mi è venuta in mente. Bene. Dove siamo qua? Non so perché, ma stasera mi dà problematica. Ecco, questa qua è un'immagine simbolica. Non guardate che sono i pantaloni corti, è stato proprio uscito da lavoro e chi è che mi sta facendo? Ammetti. Boh. E praticamente abbiamo donato alla ISAC, alla casa di riposo, quella di Bassano, che va per andare verso Varovina, a farvi capire, su richiesta di alcune persone che sono quei genitori e parenti all'interno, se potevamo donare una televisione alle persone ospiti di questa struttura, perché si era rotta la televisione loro, la struttura non aveva i fondi necessari per acquistarla. Io, parlando col direttivo, abbiamo individuato questa televisione dal costo di 500 euro scarsi, una TLC presa la Comet, e siamo andati a installarla e donarla alla casa di riposo, come vedete in questa foto. Un'altra attività che abbiamo fatto sempre nel luogo di cioè, Amarostica, perdonatemi un attimo, ma io questa sera non capisco perché non mi lascia fare in automatico. Bene, non so se avete visto gli articoli del giornale. Abbiamo donato, insieme a tante altre aziende del territorio, una macchina e un furgoncino alla comunità per il trasporto delle persone disabili o anziani non autosufficienti. Questa cosa l'avevamo fatta anche l'anno prima al comune di Colceresa, cosa che siamo tornati anche quest'anno a rifinanziare, perché è un progetto biennale del servizio, al comune di Colceresa. Stiamo parlando di una cifra di 2.500 euro a biennio, ok? Per noi è un qualcosa che riteniamo utile, perché ci sono anche magari ex dipendenti Vimar che ne usufruiscono, e sappiamo che c'è anche un ex dipendente Vimar che invece fa da volontario e guida questi mezzi per portare le persone bisognose. Questi sono stati i progetti vecchi, e il progetto futuro è quello che avevo appena detto, che andremo a rifinanziare. Come progetto futuro, quanti di voi conoscono la Villa Angaran Giuseppe a Bassano del Grappa davanti alla Polizia di Stato? L'avete già sentita? Magari siete andati al Circo Patuff, perché circo che Mari ha già sentito. Grazie Alberto. E questa struttura, dove anche noi dipendenti Vimar come RLS siamo andati a fare anche i corsi in questa struttura, tramite amicizia e quant'altro, ci hanno chiesto la possibilità di aiutarli su dei loro progetti. Questa
questa villa, questa associazione, cosa fa? Cerca di integrare i ragazzi con disabilità, in questo caso magari anche ragazzi down, non il down pesante, quello che può essere integrato magari nel mondo del lavoro, crea dei progetti per dare la possibilità che si integrino tra di loro e possano essere accolti nel mondo del lavoro tramite la ristorazione, bar o anche giardinaggio. L'altro progetto, perché sono tre progetti, e ve li faremo girare tramite mail una volta che riusciamo a risolvere il problema della mail, è quello del reintegrare i ragazzi che hanno avuto problematiche sociali o anche penale leggero, cioè no gente che abbia ucciso, roba genere, quelli che vanno a fare le ore sociali, uno che gli è stata ritirata la patente o quant'altro, che devono fare servizio di volontariato, hanno chiesto anche con questi di reintegrare il progetto. Il terzo progetto, sempre tramite ragazzi con disabilità, anche per quelli che hanno avuto problematiche con il Covid, che non hanno potuto recuperare la loro integrità psicofisica, sempre loro in questa associazione vorrebbero reintegrare il secondo polmone verde di Bassano, che sarebbe questa villa. La loro idea è di aprire questa villa H24 a tutto il pubblico del circondario. Qua stiamo parlando di tre progetti con un'offerta di 2.500 euro in totale. Noi come da regolamento potremmo già decidere di finanziarlo, ma non sarebbe corretto nei confronti vostri di non portarvi a conoscenza di quello che saremmo intenzionati a fare. E l'idea era quella di fornire una cifra di 5.000 euro che sarebbe a finanziare due progetti per categoria. Noi adesso nelle giornate prossime ve lo faremo girare, perché è giusto che capiate quello che noi crediamo. Per farvi capire, stavo cercando di... Ok, questa qua è Bilanciamenti, è uno dei loro progetti. Come vedete, garantire il diritto e il dovere di chi commette reato di pagare la pena in modo alternativo al carcere, svolgendo attività in favore della comunità o della propria riabilitazione. Il servizio, qua, il progetto finanzia un percorso di 1.000 euro, dura 6 mesi questo progetto, più o meno è quello che una persona con le ore sociali andrebbe di norma a dover scontare. E noi saremmo favorevoli a progettare questo. L'altro, lo vedete? Sto cercando di capirmi un attimo anch'io. Dov'è? No, questo. Via. Interrompe. Boh. Eccolo qua. Questa è la variabile 20.0 invece, per il disagio adolescenziale sofferto dalla pandemia del Covid o chi ha problemi di depressione e disturbi della condotta alimentare, problemi adolescenziali che sempre più vengono, cioè sempre più emergono nel nostro circondario. E questa associazione invece vuole aiutare e dare una possibilità. Logicamente è tutto un costo e noi vorremmo parteciparvi. Questo, per esempio, sono 500 euro a persona che viene aiutata, sempre per un percorso di 6 mesi. Domande a riguardo su questo? Nessuna domanda. Vuol dire che sono stato chiaro.
Impossibile. Sì. Non ho capito chi è che ha parlato. Scusa. Mi senti? Male, Cinzia. C'è una data d'inizio. No, Cinzia, mi è sfuggito. Cinzia, ti sentiamo veramente male. Aspetta. Me ne approfitto di questo silenzio, Luigi, allora per fare due considerazioni che avevamo scambiato anche assieme. Per quanto riguarda Villa San Giuseppe Angarano, è la cosa per farvi capire di cosa stiamo parlando, quando Luigi vi ha fatto vedere il file, questo, lo condivido un attimo, tanto per darvi un'idea di che ambiente stiamo parlando. Eccolo qua. Bene, vedete, questa è una delle più antiche ville di Bassano del Grappa, che era in mano ai frati, e alla fine è stata data in mano all'associazione Todo Modo Adelante, e l'hanno cominciato a gestire le attività con i ragazzi disabili e appunto anche con chi necessitava di fare un recupero riabilitativo. Questi tre progetti, dal nostro punto di vista, sono più che in linea con gli scopi di ADV, perché appunto vanno ad aiutare persone del territorio che hanno la necessità di essere aiutate a loro volta per poter rientrare in quella che è la società moderna, che sempre di più è, come ben sapete, vincolante e vincolata ad aspetti spesso e volentieri solo di immagine e non più di rapporto effettivo con la persona. Questi tre progetti, appunto, dalle radici alle ali, bilanciamenti e variabile 20Z, sono tre progetti che per noi valgono l'investimento che faremo con i fondi dell'associazione, anche perché conosciamo i luoghi dove vengono effettuati e sappiamo come normalmente le persone che ci hanno presentato il progetto lavorano con i disabili e con i ragazzi. Non abbiate paura a fare domande, per piacere, che non mordiamo. Grazie Danilo per portare a noi anche la tua conoscenza. Spero che i progetti che abbiamo illustrato siano condivisi anche da te. Ecco Luigi, adesso mi è arrivata la mail che avevi rinviato prima con il link. Bene, dai, sono contento. Secondo me stavolta qualcuno se la troverà sullo spam perché ti sei dimenticato di mettere l'oggetto. Grazie.
Allora, se non ci sono domande, passerei all'altro punto, che è quello che riguarda essenzialmente i soci. Come avete visto nel bilancio, abbiamo avuto un bel disavanzo e l'idea nostra del direttivo sarebbe quella di aumentare le donazioni in caso ai soci, del tipo... Yeah. No, ho sentito una voce in sotto, non so. Ok. Allora, come sapete, il regolamento per nascita sono 250 euro e 400 euro in caso di decesso di un parente o familiare. L'idea nostra era quella, visto anche il periodo, i costi che ci sono, di aumentare queste uscite a 500 euro per nascita e 500 euro per decesso, ovvero raddoppiare la nascita e aggiungere 100 euro invece per il decesso. Inoltre vorremmo aumentare anche sì, giusto per farvi vedere meglio ancora, dov'è qua il regolamento. Regolamento, eccolo qua. Bene. Condividi. Bene, il regolamento è questo, d'accordo? No, non è questo. Ambrodo. Non è questo, questo era quello vecchio. Allora. Ma dove cacchio mi è finito? Claudio, tu lo trovi il regolamento quello nuovo? No? Claudio? Porta pazienza, Luigi, ce l'ho nella cartella in azienda, ma non ce l'ho qua. Provo a vedere se riesco a accedervi al volo. Io non capisco perché l'avevo preparato nella cartella e mi è sparita dalla cartella. Reso quanto? Eccolo qua. Trovato. Ok, fatto. Eh? A posto? Sì. Eccolo qua. Bene, questo qua è il regolamento ultimo che era stato approvato. Il contributo è 400 euro per il decesso del parente di primo grado, che vale per tutti i membri iscritti. Ricordo, la Vimbara è un paese, c'è cioè una ditta molto locale e probabilmente ci sono ancora fratelli dentro, quindi andrebbe per persona iscritta. L'altra che avremmo voluto modificare e il contributo per la nascita dei figli da 250 a 500 euro. Perché sappiamo che soprattutto nei primi mesi di vita per un bambino ci sono spese e con questi 500 euro, se possiamo, vorremmo dare una mano. L'altra è l'integrazione malattia. Qua vorremmo aumentare la diaria. Ok. Chi è che mi parla sotto? Non lo so. E vorremmo aumentare la diaria da 20 a 25 euro al giorno per un massimo di 500 euro al mese, per un limite massimo di 2.500 euro l'anno. Aiutare sì, ma dopo non è che possiamo... Ecco, queste qua sarebbero le nostre idee. Per voi, questo. Buonasera Santi. Buonasera. Volevo domandare il posto. Danilo, allora, il contributo una volta era di 1.000 euro, dopo
due anni fa è stato modificato a 2.000 euro in caso di morte di un dipendente e la quota andava devoluta ai familiari o all'erede prescritto. Torno al discorso, no, erano quasi capito. Qua. Bene. E questa era la nostra idea. Penso che siate favorevoli. Gentilissimi. Guarda quanti bei pollici. Ok. Santi, una domanda solo. Sei entrato con l'ultima mail che hai ricevuto? Mi sentite? Sì, con l'ultima mail. Ok, le altre le avevi ricevute correttamente o ci sono state problematiche? Ne avevo ricevute forse due prima di questa. Ah, ok, perfetto. Solo che ho fatto tardi stasera con i bambini e no, sono arrivato adesso. No, no. Ci mancherebbe, grazie a esserti connesso invece. No, abbiamo riscontrato delle problematiche con le mail, quindi dobbiamo risolvere anche questo. Ecco. Ok. Allora, stavo facendo vedere il regolamento dell'associazione dove vorremmo apportare delle modifiche sulle uscite, ok? Aumentando sia per il decesso che per le nascite e anche per il decesso del dipendente da 2000 a 2005. Questo non l'avevo ancora detto, perdonatemi. Oltre all'integrazione malattia. Perché, ribadisco, è un qualcosa che è nato per questo e vorremmo dare una mano il più possibile con la vicinanza. Bene. Io altre cose onestamente non ho da portare personalmente, mi avete risposto, quindi posso dire al mio vicepresidente e segretario che si annotino che dobbiamo fare subito il regolamento nuovo. Appena avrò risolto il problema delle mail, girerò il regolamento nuovo e anche i tre progetti della Villa Angaran Giuseppe. Se Santi vorrai vederti la riunione che c'è, abbiamo creato anche il canale YouTube dove che si sta registrando il tutto per portarti a conoscenza del meglio. Ok, domande? Zero. Sì, Luigi, se sei d'accordo, visto che abbiamo espresso cosa abbiamo fatto nel passato, abbiamo presentato i progetti futuri, potremmo a questo punto aprire effettivamente il dibattito con i colleghi e eventualmente lasciare la parola a chi di loro ha qualche domanda o qualche proposta per ADV 2024 o anche future. Ah sì sì, no, ci sta giustamente a ricordare, come abbiamo messo anche nelle altre mail, se voi avete proposte da fare per aiutare, sovvenzionare qualche associazione o struttura, scriveteci, ditecelo, noi come direttivo siamo aperti a tutti e possiamo parlarne e provare a vedere cosa si può fare, che sia chiaro questo. Parola a voi. Con le attuali modifiche, sì, è sostenibile, fortunatamente, e non abbiamo problema. Lo ripropongo il bilancio.
come vede il bilancio? Ok, lo vedete tutti il bilancio, vero? Sì, Luigi, si vede. Bene, sono contento. Il disavanzo solo dell'anno scorso è stato di 14.000 euro tra le entrate e le uscite. Guardando le nascite, che sono state 10, io raddoppiando l'uscita sarei andato a 5.000 euro in totale. E il decesso dei familiari, contando che in questi 10.000 euro c'è stato un lutto di un nostro collega, sarebbero stati 8.000. Di conseguenza sono 20 decessi. Aggiungi altri 100 euro a cosa, sono altri 2.000 euro. Quindi ci stiamo dentro senza problematiche, ancora avremo disavanzo. Noi tutte queste cose che andiamo a finanziare lo facciamo guardando il disavanzo, che sia chiaro. Ok? Grazie Andrea. Altre domande? Sì, Luigi, sono Paolo, scusami. Se non ricordo male, la precedente assemblea, non si era parlato di anche finanziare qualche progetto con le scuole dell'infanzia? Mi sembrava che Claudio avesse accennato qualcosa del genere. Sì, sì, no, allora, si era parlato, dopo non è andato a buon fine. No, ci siamo anche informati, siamo andati anche alla scuola Beato Lorenzino, quella vicino a Santa Maria, ok? Mm-hmm. Abbiamo parlato con la direttrice scolastica e una signora che non, amministratrice, ma non è dentro il direttivo della scuola materna. E abbiamo provato a guardare per dare una struttura didattica, cioè un gioco in legno. Però quello che volevano loro non abbiamo trovato nessuna ditta che l'avrebbe fatta. Loro volevano fare una pista di biglie che scendesse dalla collina. Ah, okay. Tipo quella che c'è a Asiago. Sì, però non abbiamo trovato nessuna struttura, che ho chiamato tra la Maifan, la Pozza, perché avendo cambiato delle giostre alla scuola materna di San Zeno, fin 2 anni fa ero dentro, e avevo un po' di agganci, non c'era una struttura che andava a costruire questa. Ok. Con le normative che richiedono per le strutture scolastiche, soprattutto. Se fosse stato in un giardino privato l'avrebbero potuto fare, per la struttura scolastica no. E cambia tanto, credetemi, anche e soprattutto in costi. Perché faccio un esempio, la stessa altalena che io ho acquistato per la scuola materna di San Zeno, l'avessi installata a casa mia, con 800 euro la mettevo in giardino. Solo perché l'ho messa in una scuola materna a San Zeno, mi è costata 4.200 euro. Loro le chiamano assicurazioni e dopo c'è anche proprio le normative ISO e tutto quanto. È praticamente 5 volte il costo che l'avrei messa a casa mia, se l'avessi messa a casa mia. Ecco. Ciò non toglie che se avete strutture nella zona che necessitano di aiuto, possiamo prendere contatti e andare a sondare il terreno per capire come poter essere d'aiuto a questi asili o scuole materne, insomma, ecco.
Danilo, perdonami, parli del progetto con la selezione della Villa Angaran Giuseppe del disagio psicologico, giusto? Ok, i tre progetti hanno un costo a persona. Noi andremo a finanziare questo progetto. Sono tre progetti che andremo a finanziare. E datemi la possibilità di mettere a posto la mail e io ve li giro tutti quanti perché è giusto che lo sappiate bene di quello che vogliamo fare. Ok, c'è il progetto di disagio psicologico. Come hai appena scritto tu, soprattutto per quei ragazzi che hanno problemi di, come si chiama, quelle che, Madonna, mi sfugge, vediamo se riesco a ritrovarlo. Allora, bilanciamenti. Allora, c'è il progetto riabilitativo per i ragazzi che vengono fuori dal carcere minorile o che prendono ore di recupero sociale. C'è il progetto per i ragazzi con disabilità, i cosiddetti ragazzi che hanno la sindrome di Down leggero, non pesante, e il progetto, quello che dici, che mi hai chiesto te, del disagio psicologico di chi ha avuto problematiche anche con il Covid o che ha problemi di alimentazione o psicologia lieve. Ok? Altre domande? Bene, allora, visto che sembrano. Aspetta, ho detto stavo per dire una cosa. Sì, Danilo, è giustamente come Luigi ti sta rispondendo in chat, i progetti che ci hanno presentati, Villa Angaran San Giuseppe, sono tre e sono appunto dalle radici alle ali, bilanciamenti e variabile 20Z. Questi sono i tre progetti che noi andremo a finanziare nel futuro prossimo. Se ci sono altri progetti in corso, io personalmente non lo so, credo neanche Luigi, perché so che ha parlato con la responsabile dell'associazione che li gestisce e ci ha presentato questi tre progetti, o forse magari ci ha presentato questi perché sono quelli dove magari necessitano di più fondi per aiutare le persone. Allora, sì, concordo con te che sono molto interessanti, difatti siamo veramente felici che ci abbiano contattato per poterli aiutare in questa tipologia di attività che ad oggi avevamo toccato in maniera parziale con la mobilità assistita, quindi con le automobili. E quindi questo ci permette di entrare proprio nel merito della situazione e andare proprio ad aiutare le persone. Se nessun altro di voi ha delle domande o ha qualcosa da dire, potremmo anche concludere qui la riunione. Vi lascio circa 30 secondi per prendere la parola eventualmente o fare altre domande in chat e dopodiché altrimenti procediamo con i saluti per la chiusura dell'assemblea.
Bene, allora, visto che non ci sono domande, noi vi ringraziamo per aver partecipato all'assemblea dei soci. Come avete sentito dalle parole del Presidente, l'associazione sta vivendo un bel periodo a livello economico, periodo che è dato soprattutto grazie all'intervento di chi è associato e quindi chi paga ogni anno l'iscrizione. Cosa importante è che questo benessere ammonta ad oggi a un capitale di circa 120.000 euro, capitale che noi vogliamo utilizzare sempre di più per il benessere dei dipendenti Vimar e del territorio di Marostica e di dintorni. Lo sappiamo anche noi, Danilo, che potremmo trovare un accordo con Drew, ci abbiamo già provato, al momento non ci siamo riusciti. Concordo, Danilo. Negli ultimi due integrativi abbiamo provato a mettere addirittura quattro ore all'anno per fare assemblee con i lavoratori iscritti negli stabilimenti. E in tutti e due integrativi è stata no, perché è una cosa esterna, deve restare esterna. Mi spiace perché è un qualcosa che noi crediamo per tutti i lavoratori, ma ovviamente la struttura è aziendale e non possiamo obbligare. Tenete conto anche un'altra cosa, fare le assemblee all'interno dell'azienda vuol dire comunque dover selezionare chi può parteciparvi. Perché ricordiamo che comunque questa è un'associazione, se anche di persone, comunque è un'associazione privata, di conseguenza, almeno che una persona non sia iscritta, non ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci. Detto questo, noi vi ringraziamo, attendiamo eventuali domande alla mail advcontatti@gmail.com. Per qualsiasi altra cosa siamo a vostra disposizione anche tramite le mail aziendali e eventualmente anche di persona. Vi ringraziamo della partecipazione ancora una volta e vi auguriamo una buona serata. Per chi volesse, ricordo che nel canale YouTube c'è la registrazione dell'assemblea. Buonanotte a tutti. Saluti a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Che tristezza. Davvero, mega dispiace. Luigi. Aspetta, interrompo l'istruzione. Dopo vedi se ti puoi tagliare i 10 secondi.